Palandra Ion, seconda di campionato di B2 maschile, Enzo Sideri. 3-0, spesso si dice, non ammette repliche. Ma io mi riferisco almeno a questo caso, è stato un 3-0 che non ammette repliche. Devo fare i complimenti ai nostri ragazzi perché sono stati veramente bravissimi dal punto di vista tattico, devo dire impeccabili, hanno interpretato la partita come l'avevamo preparata in settimana e insomma il risultato è stato questo e non ammette nessuna discussione. Complimenti ai nostri ragazzi, sì. Complimenti a tutti, complimenti al coach, i giovani hanno risposto benissimo. Sì, i giovani hanno risposto veramente bene. C'era, diciamo così, l'interrogativo dell'esordio casalingo che poteva comunque generare un po' di ansia. Questo non è stato, i ragazzi hanno mantenuto, anche i più giovani hanno mantenuto l'attenzione sulla gara dal primo all'ultimo punto e ecco, non voglio parlare di futuro per scaramanzia, però insomma se ne tirino le dovute conseguenze. E questa è la Gherardi Cartoedit che avevi in mente, sì? Questa è la Gherardi Cartoedit che sì, che ho in mente. Questa sera abbiamo visto in campo soltanto 7 giocatori, devo dire che coloro che non hanno avuto occasione valgono tanto quanto chi ha giocato. Questo lo dico perché noi abbiamo una diversa serie di soluzioni e siamo in crescita, dobbiamo continuare a lavorare, ma ritengo che si è presa la strada giusta. Dalla tribuna si sono visti giocatori nuovi e meno nuovi per il parterre di Città di Castello, un allenatore che è tornato e invece penso tu non abbia avuto tanto la possibilità di guardare in tribuna, però un bel pubblico, tanto bel pubblico, conosciuto e non, qualcosa vorrà dire? Ma io mi auspico questo, io mi auspico che il Pala Ioan torni ad essere gremito, mi auspico che la gente appassionata di pallavolo si diverta a vederci giocare. Questa sera io ho vissuto la partita da un punto di vista, diciamo, decisamente particolare, ma ritengo che sia stata una gara divertente. E allora il consueto buon e faticoso lavoro. Assolutamente, noi da lunedì cancelliamo tutto e ricominciamo da capo. Dalla sua altezza, ma anche dall'altezza di una bella prestazione sua e di tutta la squadra. Roberto, buongiorno, prima in assoluto con la Gherardi Cartoedit in B2, oggi di fronte anche un bel pubblico. Complimenti prima di tutto. Grazie, la performance di tutta la squadra è stata molto ottima e credo che abbiamo potuto rispondere agli errori commessi nella settimana scorsa e dimostrare che siamo una grande squadra. E ora niente, in palestra lunedì e ti pensiamo alla prossima. Sulla stessa lunghezza d'onda del coach, il pubblico ti ha sorpreso, veramente un bel pubblico, eh? Veramente non me l'aspettavo, quando cominciata la partita e vedevo entrare ancora più gente mi sono veramente emozionato e questo mi ha dato una carica veramente positiva. Spero che venga ancora più gente e questo palazzetto sia stracolmo. Dall'altra parte c'era gente brava, avete giocato bene, veramente. Sì, dall'altra parte c'era gente molto esperta e brava e noi siamo stati ancora più bravi a annullare le loro certezze e costringerli a fare altro che non sono abituati a fare. Anche del politichese. Ti ringrazio e ti auguro veramente un buon lavoro, un buon campionato e basta, va bene? Grazie, arrivederci.